La fibrosi cistica è una malattia complessa. Abbiamo visto dalla spiegazione del professore Donatello Salvatori che interessa quattro organi principali, quali il polmone, l'intestino, il pancreas e il fegato. In particolare, la formazione di secrezioni dense a carico dei polmoni li espone a infezioni batteriche frequenti. L'altro organo interessato è il pancreas. Il pancreas di per sé produce gli enzimi, ma a causa delle secrezioni dense non arrivano al momento della digestione nell'intestino tenue, che permette la digestione e l'assorbimento dei nutrienti. Infatti sappiamo che l'85% dei pazienti è affetto da insufficienza pancreatica, è presente già alla nascita, in alcuni si può manifestare nei primi mesi di vita, in altri nei primi anni di età. Che cosa procura l'insufficienza pancreatica? In una popolazione affetta da fibrosi cistica si suddivide in lieve, medio e grave e avviene una maldigestione dei nutrienti, la mancata scissione di molecole più grosse in molecole più piccole, esempio proteine in amminoacidi. Quando non esistevano gli estratti pancreatici si rischiava la mortalità. Adesso, con questa terapia d'eccellenza degli estratti pancreatici, assicura un buon stato di crescita e nutrizionale in questa popolazione. Quindi abbiamo visto che i due fattori principali sono le infezioni polmonari e l'insufficienza pancreatica. Come si prevede la terapia nutrizionale? È molto importante, ogni centro ha una figura di riferimento. Sì, dall'inizio è opportuno iniziare precocemente la terapia nutrizionale dietetica, in quanto da studi la letteratura ci dice che ha un'azione favorevole, statisticamente favorevole, sulla prognosi e sulla sopravvivenza della malattia e anche sulle ricadute dell'infezione. Attraverso un buon stato nutrizionale aumenta la capacità vitale dell'individuo, aumenta la forza fisica, la massa magra, il funzionamento dei polmoni e una buona risposta immunitaria. A causa di queste due complicanze, il fabbisogno energetico è aumentato, per cui se una popolazione sana, per esempio, un bambino di 5 anni maschio, è prevista una quota calorica per un bimbo dal 50° percentile di 1500, in una popolazione di fibrosi cistica si prevede un aumento del 120-150%. Esempio pratico, da 1500 calorie si possono raggiungere 1800-2000 calorie. La dieta deve essere equilibrata, sana e varia. Vediamo che l'apporto proteico si aggira su 3 grammi pro chilo, incoraggiando sin dall'inizio attraverso un'educazione alimentare e consigli utili con strategie di comportamento affinché l'alimentazione non diventa un altro punto, un altro carico per quanto riguarda già il carico pesante di questi ragazzi e di questi bambini e delle famiglie. Per cui va incoraggiato l'uso di alimenti ad alto valore biologico, latte, carne, formaggi e uova. La quota lipidica può essere del 30 fino al 40%. Questo è maggiore rispetto a una popolazione di soggetti sani, in quanto abbiamo bisogno di una quota calorica maggiore, per cui aumento di calorie, densità calorica, mantenendo gli stessi volumi. La quota glicidica viaggia dal 45-55%, rispettando gli zuccheri semplici del 10-12% previsto dai livelli di assunzione raccomandati per una prevenzione eventuale di intolleranza glicidica e di diabete, complicanza che succede in questi pazienti in età un po' più adulta. Per cui per il raggiungimento di queste calorie, come si usano abbiamo dei gradi, in primo grado, in primo step, la dieta deve essere utilizzando alimenti naturali. Laddove ci sono difficoltà, siccome le difficoltà nascono nei momenti in cui c'è una infezione batterica, di conseguenza l'appetito cala.
per cui attraverso strategie, aiuti, semplificando anche il tutto, si possono utilizzare integratori che possono essere diete polimeriche, cioè con i tre nutrienti, proteine, lipidi e glicidi, o moduli semplici o complessi, contenendo uno o due o tre dei principi nutritivi. E a seconda la problematica, a seconda l'aderenza col paziente, si possono utilizzare. Sin dall'inizio si fa educazione alimentare, si cerca di creare aderenza attraverso una motivazione. L'altro step, quando i primi due sono fallimentari, si possono ricorrere a un'alimentazione enterale artificiale. Altro argomento importante, sempre associato al mal digestione, mal assorbimento, è opportuno integrare la dieta, lo schema alimentare di questi pazienti con una supplementazione vitaminica. Per cui è importante la supplementazione di vitamina A, vitamina E, D, K. Un altro aspetto particolare importante da tenere sempre sott'occhio è un'integrazione salina, specialmente nei periodi estivi, nelle infezioni, in problemi gastrointestinali. È opportuno riidratare o attraverso una quantità di sale, il comune sale da cucina, salando di più i pasti, o attraverso soluzioni liquide riidratanti. Questa è la dieta di base. Con l'aiuto degli estratti pancreatici si è permesso di si è arrivati un accrescimento di questa popolazione ai livelli quasi dei soggetti sani. Per cui la terapia enzimatica esterna sono capsule provenienti da suini, da fegato di suini, sono capsule gastroresistenti, cioè che bypassano l'acidità dello stomaco. Vengono dati attraverso due formulazioni, o per chilogrammo di peso o per grammo di grasso dell'alimento. Ogni centro di fibrosi cistica ha un dietista, nutrizionista esperto che fornisce al tutore, al paziente, ai genitori la quantità di estratto da assumere. Quindi l'estratto pancreatico, quando va preso sempre alla colazione, agli spuntini e ai pasti centrali. A cosa non va dato l'estratto pancreatico? Non va dato agli zuccheri semplici. Perché? Perché bypassano la digestione pancreatica. Cosa sono gli zuccheri semplici? Saccarosio, il comune zucchero da tavola, il miele, la frutta. Per cui a scuola, durante uno spuntino, può essere dato senza grossi problemi un frutto, una premutina, un succo, un biscotto e non avere la preoccupazione di somministrare l'estratto pancreatico. L'importanza della somministrazione dell'estratto pancreatico al pasto principale. Ci si deve neanche preoccupare della quantità, quanto ne devo dare, cosa, quando, come, perché la quantità prevista per quel primo, per quel secondo, per quel contorno è il tutore o la madre che lo consegna alla scuola. Inoltre, particolare attenzione da dedicare è soltanto per la fascia delle scuole materne, perché già al bambino, da 6 anni in poi, si è educato, è insegnato, è responsabilizzato, è capace di assumerli da sole.